tutti. Volevo presentare un po' quello che vorrei fare in questi video. Intanto mi presento, io mi chiamo Palma, abito in provincia di Verona, tanto è arrivato un miau, e siccome leggo tanti libri, ho avuto l'idea, anche suggerita da mio fratello, di fare delle video recensioni dei libri, un po' originali a modo mio, perché sono originale anche. Ah, scusate. Quindi, insomma, prima di cominciare volevo fare un po' una piccola introduzione, così. Allora, gli interessi principali della mia vita sono, non in ordine di importanza, i libri, i film e i telefilm, i Queen e i gatti e gli animali in generale, ma soprattutto i gatti, sono una gattara. E quindi niente, vorrei fare delle recensioni di libri. E siccome ultimamente, cioè nell'ultimo anno, sono un po' inflippata dei libri dai quali sono stati tratti film che ho visto, quindi io faccio il processo inverso, invece di leggere il libro per guardare film, prima guardo il film, poi se mi trippa vado a cercare il libro, mi leggo il libro. E quindi cercare in queste recensioni, diciamo, di fare un po' un confronto anche tra il libro e l'adattamento cinematografico. E il primo video sarà su questo libro, Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier, dal quale è stato tratto il film di Alfred Hitchcock, che è uno dei miei preferiti. E la scelta è data dal fatto che devo restituirlo alla biblioteca, quindi non è mio, e ho fretta di restituirlo, insomma, sennò poi mi segnano, non me li danno più. E oltre a questi video recensioni, insomma, vorrei fare anche degli altri video dove parlo un po' di quello che mi capita, di quello che penso, perché io ho un po' la sindrome dell'incompresa, nel senso che da quando ero piccola ho sempre la sensazione che nessuno mi capisca, che nessuno mi ascolti, quindi che quello che dico non venga ascoltato, non venga recepito da chi mi conosce, da chi mi sta intorno, insomma che non interessi quello che dico, anche perché è difficile trovare persone, io parlo delle mie conoscenze, dei miei familiari, che condividono le mie passioni. L'unica persona con la quale condividevo appunto gli stessi gusti, sia a livello di film che di musica, di libri, era mio papà, che non c'è più da quasi 6 anni, non c'è più. Anzi, diciamo che probabilmente più che condividere, proprio lui che mi ha trasmesso la passione per queste cose, insomma. E quindi tra le persone che conosco è difficile trovare qualcuno che ama gli stessi libri che amo io, che guarda gli stessi film che guardo io, o comunque è difficile parlarne insieme, insomma, non so. E magari sul tubo, che è una platea piuttosto vasta, qualcun altro con cui parlare di queste cose lo troverò, insomma. Sicuramente troverò tanta gente che mi offenderà, che non sarà d'accordo su quello che dico, ma quello mi succede anche nella vita. E vabbè, pazienza, insomma, fa parte del gioco. Ho deciso di giocare, quindi pazienza. E poi che dire. I generi letterari che mi piacciono sono principalmente romanzi storici e fantasy, anche perché insomma c'è una stretta correlazione tra le due cose, e le biografie dei personaggi storici, soprattutto femminili, e più o meno romanzi rosa, ma meno, diciamo, se ho tempo da perdere. Ecco, quello che mi appassiona proprio leggere sono i romanzi storici. E
belle storie d'amore, però in un contesto un po' più così. E sono rimasta segnata dalle fiabe quando ero piccola, probabilmente dalla mitologia greca, non so, tutte queste cose mi hanno bacato un po' il cervello, ecco. Per quanto riguarda i film, anche mi piacciono i film fantasy, i film storici, le commedie e film quelli d'amore, da donnette, sì. E invece se cercate qualcuno che faccia recensioni su libri e film impegnati, mattoni, no, non sono la persona giusta. No, e anche se cercate qualcuno che faccia la recensione o faccia la critica come se scrivesse un saggio universitario, no. A me non piacciono quelle persone, anzi mi danno proprio molto a stomaco, quelle che parlano tutte col linguaggio forbito, come la carta stampata. Non che io non lo sappia fare, perché se volessi lo potrei fare pure io, ma a me piace proprio parla come magni, come si dice, quindi non sono la persona giusta. E poi, boh, penso, cosa così. Per il momento, se mi viene in mente qualcos'altro. E basta, spero che, insomma, qualcuno guarderà i video, o se non li guarderà nessuno, pazienza, sarò contenta così lo stesso, realizzata. E basta, appena potrò, penso questo fine settimana. Farò la mia prima recensione. E intanto saluto tutti, vi ringrazio per avermi guardata fino adesso e a presto. Ciao! Stavo dimenticando che mi piacciono anche i film horror, però sfortunatamente quando sono tornata single no, c'ho Skype a guardarli da sola, quindi ultimamente niente. E poi mi piacciono anche ovviamente la storia e l'arte, infatti sono laureata in scienze dei beni culturali, una di quelle lauree che la metti in cornice, la guardi e dici, però, se sta brava, bella. Ecco, quindi boh, magari potrei fare anche qualcosa su qualche mostra che vado a vedere, qualche quadro che mi prende, così. Basta, c'è una cosa che mi ero dimenticata al volo, che adesso devo uscire, che mi aspettano i 3-10 minuti, dovrei essere in città, ci metto 20 minuti ad arrivarci, e vai. Ciao!